Ebbene cari amici, buongiorno. Siamo fuori dall'Istituto Pitagora, nel pieno centro di Bari, in Corso Cavour, sotto il ponte. Qui tra affissioni abusive e murales e anche tanta sporcizia, scritte. Siamo sempre nel salotto di Bari, scusate, mi sposto velocemente, vedete? Nel salotto di Bari, tra cicche di sigarette, tonno, è una merda, siamo qui nella merda praticamente. Sono qui perché mi hanno segnalato che qui c'è un'isola ecologica dove da tempo, di sera, di notte, risiede un clochard, che praticamente qui, dove l'aria è irrespirabile, defeca, urina, ma mamma mia, i cassonetti qui puzzano in una maniera incredibile. Guardate quanto sono fatiscenti, guardate, cioè strati di polvere, cassonetti, ma la puzza qui è irrespirabile. Nel contenitore, nel vetro, troviamo plastica, troviamo segnaletica verticale, un'isola ecologica a tromba, proprio a tromba, tra murales. Questi sono dei contenitori dell'indifferenziato, i classici contenitori con la sponda sempre aperti. La testimonianza visiva che questa tipologia di cassonetti sono sempre aperti, con la sponda aperta. Dal momento in cui vengono svuotati la sera, rimangono con le sponde aperte. Ora sono le 11:40 e possiamo notare come questi cassonetti sono già pieni. Ricordiamo che il conferimento dovrebbe iniziare alle 18:30, però l'inciviltà dei cittadini e i controlli che dovrebbero esserci nella nostra città non ci sono, e il grado di civiltà siamo 2-3 su 10, una scala da 1 a 10 siamo su 2-3. Adesso raccogliamo un po' di testimonianze di alcuni cittadini. Buongiorno. Sono qui. Oh, buongiorno gli amici di Dino, buongiorno gli amici di Bari. Qualcosa allora, su questa situazione incresciosa, insomma. Allora, non so se avete visto un po' dove siamo. Siamo a Corso Cavour, Bari centro, pieno centro, qualche metro dalla stazione. Se vi rendete conto, abbiamo un po' di problemi. Allora, il primo grosso problema è questa, diciamo, chiamiamola isola felice del rifiuto a Bari. Se notate, quest'isola è praticamente si chiude, va a fare tipo una stanzina. E il perché è molto semplice. Abbiamo un ragazzo, un barbone, che dorme qui sotto il ponte da diverso tempo, diverse settimane, se non mesi. Ovviamente il ragazzo non ha un bagno a servizio suo e utilizza questo spazio per deiezioni, urine e fare tutto quello che vuole ogni sera. Puzza. Allontaniamoci un po' perché c'è un po' di puzza, perché è come potete anche vedere dalla sì, parte, c'è percolato a morire proprio. Oggi siamo fortunati, ma posso testimoniare che fino a ieri la puzza dell'immondizia arrivava sino al bar ad angolo con via Zuppetta, quindi parliamo di oltre 15 metri, 20 metri, solo di odori. In più ci sono simpatici colombi che ci fanno da spalla, diciamo. Vedete, qua c'è un nido bello grosso, abitato. Lì c'è proprio un condominio di colombi, se lo potete notare. Ora sono in giro, però la sera c'è un bel movimento, non si sta mai soli, diciamo che è movimentata. I colombi qui, come vedete anche dall'asfalto, di nuovo fanno anche loro deiezioni, inguaiando i passanti. Anche perché poi questo è un parcheggio a pagamento che costa 2 euro l'ora, quindi una volta che uno parcheggia e poi scende, magari ritrovarsi una cacata di piccione in testa non va bene. Ricordiamo in tutto questo che proprio qui c'è una scuola che è sempre attiva, sia per il problema dei colombi che per il problema poc'anzi detto, il fatto del barbone che fa le sue cose proprio a 2 metri dall'entrata della scuola. Ci sono ragazze e ragazzi che vedono e notano questa storia da diverso tempo.
queste ragazze, questi ragazzi che vedono, insomma, non va bene, non va purtroppo bene. Sì, più di denunciare più volte è stato già fatto una richiesta sia a mezzo Facebook, social, il sindaco, tutti gli interessati, so che commercianti e istituzioni, politici, sì, anche, sì, sì, AMIU, senza entrare nello specifico, certo, certo, abbiamo anche fatto diverso tempo fa una, diciamo, la petizione, abbiamo raccolto un po' di firme di tutti i commercianti qui in zona proprio per sollevare il problema, ma non abbiamo avuto nessuna risposta e comunque siamo stati lasciati sempre soli. Ricordiamo anche che questa zona è un biglietto da visita importante della città. Qui ci sono molti turisti che scendono dalla stazione ferroviaria. La stazione, la strada principale, sì, è via, come si chiama? Sì, via Caduti di Via Fani, sì. Sì, sì, sì. Una via tutta imbrattata, murale, sghettizzata. Purtroppo la situazione è questa. Ci sono anche molti bed and breakfast in zona ed è davvero un peccato che i turisti che vengono a guardare la nostra bellissima città, perché la città è stupenda. Parlavamo di turisti, eccoli. Quindi i turisti sono costretti a passare da questa strada. Ci sono attività commerciali, c'è un bar, c'è un altro bar. Queste persone pagano le tasse come tutti i cittadini e abbiamo qui anche altre attività commerciali che denunciano lo stato di abbandono di questo posto. Principalmente voi denunciate uno stato di abbandono, ma cercate quantomeno una lavata ai cassonetti, una lavata alla strada di quell'isola ecologica. E poi abbiamo questo problema qui sopra dei piccioni, quindi una rete o dei dissuasori. L'unico consiglio veramente spassionato che chiediamo, l'unica mano che chiediamo alle istituzioni è che si tratti comunque con questo ragazzo, questo barbone, questo signore che vive per strada, perché va aiutato. Non dobbiamo essere noi ovviamente ad agire, però chiediamo almeno alle istituzioni una mano proprio per aiutare questa persona. Sì, però è stata sollecitata la persona, certo, almeno a non utilizzare quest'isola ecologica come una toilette, insomma. Praticamente sì, è già stato detto, ma purtroppo i richiami nostri valgono a ben poco. Valgono a ben poco. Dicevo, il municipio è stato avvisato, risolleciterò tutti quanti, taggerò la politica, così, perché, ripeto, tutti i quartieri hanno lo stesso diritto. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. Ho anche proposto di mettere il tutto lì, che non avrebbe dato fastidio a nessuno. Sì, più giù lì, ecco, sì, non avrebbe dato nessuno. Sì. Perché non è possibile concentrare i rifiuti di un intero rio, un quartiere, non un quartiere, diciamo, isolato, soltanto sotto, diciamo, il ponte. Perché il ponte non è la serie B di Bari. Anche perché, ripeto, il turista che arriva da fuori arriva in stazione. Per andare in centro, il primo approccio che ha con la città è questo, il ponte di Corso Cavour. E vede questo bel biglietto da visita, prima di arrivare nel salotto. Anni fa, quando hanno fatto i lavori, hanno rifatto il marciapiede, l'assessore Lo Russo ci promise che sarebbe stata riqualificata questa zona e soprattutto per il problema che abbiamo dei colombi. E si sa che i colombi, gli escrementi dei colombi, portano tantissime malattie. Addirittura non si può neanche a volte aprire la macchina perché è piena di escrementi. Anche le nostre tasse sono ugualissime a quelle che paga il nostro vicino a 100 metri. Invece adesso, parlando un po' di decoro, no? Writers, scritte, affissioni abusive da anni, dei circhi, degli spettacoli teatrali, non va bene. Io sono 2 anni che combatto le affissioni abusive, però sto aspettando questa ordinanza comunale che non esce. Cosa ne pensa in merito al decoro? Non ricordo se l'anno scorso, 2 anni fa, di notte ripulirono tutto. Tutti i muri lì delle scalette della scuola, dopo un giorno neanche, siamo nella stessa situazione, identica. Più controlli. Io vorrei una telecamera ogni 10 metri, perché tanto io non ho nulla da nascondere. La telecamera la subisce solo chi ha qualcosa da nascondere, altrimenti per me è solo e soltanto sicurezza. Adesso una telecamera è stata messa, ma perché?
perché l'assessore Petruzzelli vuole multare le persone che gettano i rifiuti fuori orario. Ma le telecamere... sono già pieni, signora, erano pieni, Casaretti. Ma le telecamere non devono essere messe per questo, per multare, per far soldi al comune. Le telecamere devono essere messe pro cittadino. Perché devono essere... chi è preso ad imbrattare i muri non deve andare in carcere, li pulisco. Ma il problema, signora, che chi può elevare le sanzioni è la polizia locale, per i casonetti sono gli ispettori ambientali, che sono solo 4 nella nostra città di Bari. Non stiamo parlando di una task force di 40-50, c'è 4 persone che vanno a coppia di 2 in 2 turni, che magari non vanno neanche di sera. Che cosa devono fare? Sì, ma se tu hai la denuncia dei cittadini, noi che abbiamo fatto una petizione alla raccolta di 2 fogli di firme che non hanno avuto mai risposte, anche per educazione. E poi al comune, sì. Credo che ci sia un ufficio preposto a, diciamo, al contatto con il cittadino. A questo punto che cosa fa se non risponde neanche a dire non ce ne importa niente, quindi ad inviarci una risposta? Le raccomandate furono fatte al sindaco De Caro, assessore Petruzzelli e al dirigente dell'ANI. Non ci hanno mai risposto, lettera con firme, petizioni, ma noi non vogliamo nulla che vada al di fuori di quello che sia illecito. Noi paghiamo le tasse per vivere in un ambiente salubre. Per il momento, dico solo per il momento, vi saluto, taggo tutti e speriamo che si risolva, che poi una stronzata, una lavata ai cassonetti, una lavata per strada non ci vuole niente, dai.